E se Maradona dirà alla fine di aver perso il punto, forse è solo perché proprio lui ha mancato l'unica della gol capitata al Napoli in 90 minuti. Invece Diego e compagni certamente un punto oggi l'hanno guadagnato, visto che le parate difficili le ha dovute fare solo Gandhi. Ma che è successo al Super Napoli di Supercoppa? Certo, mancava Lemao e si è visto, ma per il resto chiedetelo a Zibi. Il polacco ha fatto sua la lezione impartita dal Napoli a Maicredi. Niente zona, né mista né totale. Al massimo zona saggia, cioè marcamento stretto a uomo sul tridente, sempre, e a centrocampo quasi. Boniek ha distribuito con attenzione centimetri e muscoli. Su Diego il pari stazza Garzia praticamente incollato. Su Silenzi un granatiere, Amodio, Ferri per Careca. A centrocampo Benedetti e Elenikov molto vicini a De Napoli e Mauro, con un Mazzinio libero di sfruttare al massimo la sua grande giornata da migliore in campo. E così i rischi maggiori li ha corsi proprio Gandhi, anche se sul fronte d'attacco Leccese correva e sudava il solo Pasculli. Primi minuti di inevitabile suggestione, poi Lecce sempre più sicuro e spavaldo sino al termine. E allora, Diego, che è successo? A Diego sicuramente le piace vincere, però se si deve pareggiare e soffrire come abbiamo sofferto oggi, serve anche, serve perché così la squadra si rende conto che così non si può giocare per vincere. E quello, dimentichiamo questa partita, in settimana si parlerà del Lecce, però l'importante è che abbiamo preso un punto. Di Maicredi ce n'è uno solo? Perché? Perché oggi la zona di Boniek non è stata certamente uguale a quella di Maicredi. Quali sono le buone? Appunto. No, guarda... Quindi per fermare il Napoli bisogna marcare a uomo. Ma guarda che per fermare il Napoli si deve trovare il giorno per fermare il Napoli, non è che sia facile. Ma io non vorrei passare per pazzo, io al giorno oggi non ho giocato, io li amati Maradona e Careca uomo, anche perché ritengo che loro sono bravissimi, superiori ai miei giocatori, per eliminarli devo proprio seguire per tutto in campo. Sai, oggi intanto sembra che chi gioca a zona è moderno, invece chi gioca zona mista uomo si deve vergognare. Io non mi vergogno, io con la mia squadra gioco uomo, e se dobbiamo affrontare una squadra teoricamente più forte con i due attaccanti bravi li dobbiamo marcare. Sbaglio o l'offensiva del Napoli appunto di più quando è entrato in Cocciante? Non è stato un po' tardivo il cambio? Adesso tutti questi sono problemi che riguardano l'allenatore, non mi sembra, però d'altra parte ripeto, non è stata una prestazione decisamente entusiasmante la nostra. Adesso si ritorna ai discorsi degli anni passati. Il campionato è lungo, la prima partita, si mancherebbe che il Napoli fosse in crisi per la prima partita, vogliamo finire bene. Detto che Boniek è uno dei pochissimi allenatori in Italia, di quelle attualmente che fanno gli allenatori, che capisce di calcio, perché ha fatto il calciatore a grosso livello e quindi praticamente insegna ai discepoli il calcio. Ce ne citi almeno un altro. Prego? Ce ne citi almeno un altro che in Italia sappia fare allenatore insieme a Boni. Ah, direi, ecco, per esempio, uno dei casi che io ammiro è Zoppo. Ha fatto licenziare da Iurlano. Perché non le ha dato zona? No, perché voleva i biglietti omaggio e ho dovuto agevolarlo di nascosto il presidente. Ce lo sa? Speriamo che non lo sa, se non lo sente.